Fiaba TV. C'era una volta, in un piccolo villaggio accanto a un grande bosco, una bambina chiamata Cappuccetto Rosso. Questo nome le era stato dato per via del suo cappuccio rosso che portava sempre, un regalo molto speciale dalla sua adorata nonnina. Cappuccetto Rosso amava sua nonna più di chiunque altro al mondo. Una luminosa mattina di primavera, la mamma di Cappuccetto Rosso la chiamò in cucina. «Cappuccetto», disse con un tono dolce ma serio, «ho bisogno che tu faccia una cosa molto importante per me. Tua nonna non si sente molto bene oggi. Vorrei che le portassi questo cestino di dolci e questa bottiglia di succo fresco. La faranno sentire sicuramente meglio». Cappuccetto Rosso, con gli occhi pieni di preoccupazione per la nonna, ma anche eccitata all'idea di aiutarla, accettò subito. «Certo, mamma, andrò da nonna e le porterò tutto. Farò in modo che si senta meglio». «Ricordati», continuò la mamma, «il bosco è bello, ma è pieno di insidie. E soprattutto non parlare con gli sconosciuti». Cappuccetto prese il cestino e uscì dalla porta, pronta per il suo viaggio attraverso il bosco. Mentre camminava, osservava le meraviglie della natura che la circondavano, sentendosi eccitata all'idea di fare una sorpresa alla sua adorata nonna. Mentre Cappuccetto Rosso procedeva spedita lungo il sentiero, il bosco si faceva sempre più fitto e i suoni della natura più intensi. Gli uccelli cantavano tra le fronde degli alberi e i raggi del sole filtravano faticosamente attraverso le alte cime, creando giochi di luce magici. Non molto tempo dopo, il suo cammino incrociò quello di un grande lupo dal pelo scuro. Il lupo, con un sorriso ingannevole, le si avvicinò lentamente. «Buongiorno, piccola. Dove sei diretta in questa bella giornata?» Cappuccetto, ignara del pericolo, rispose con innocenza: «Sto andando a trovare la mia nonnina. È malata e le porto questo cestino di dolci e succo di mela per farla stare meglio». «Il bosco è pieno di bellissimi fiori oggi. Perché non raccogli un bel mazzolino per tua nonna? Sono sicuro che la farà felice», suggerì il lupo, nascondendo le sue vere intenzioni. Cappuccetto Rosso pensò che fosse un'ottima idea. «Grazie del consiglio!» esclamò, distratta dalla prospettiva di rallegrare ulteriormente la nonna. Mentre Cappuccetto si allontanava dal sentiero per raccogliere i fiori, il lupo, con ghigno soddisfatto, accelerò il passo verso la casa della nonna, progettando un piano malvagio. Cappuccetto, immersa nella bellezza del bosco e nella raccolta dei fiori, non si accorse del tempo che passava né del pericolo che aveva appena incontrato. Mentre Cappuccetto Rosso si intratteneva nel bosco, il lupo, astuto e silenzioso, corse senza indugi verso la casa della nonna. Con passo lesto e occhi pieni di malizia, raggiunse la piccola casa nascosta tra gli alberi prima di Cappuccetto. Arrivato alla porta, bussò delicatamente, imitando la voce della piccola. «Nonna, sono io, Cappuccetto! Ti ho portato del cibo buono per farti sentire meglio!» La nonna, debole e a letto, rispose con voce stanca: «Tira la corda, tesoro! La porta si aprirà! Entra pure! Non ho la forza di alzarmi!» Il lupo, con ghigno di vittoria, aprì la porta con cautela e si avvicinò al letto della nonna. Senza dare alla povera donna il tempo di realizzare cosa stesse accadendo, la inghiottì in un sol boccone. Poi si vestì con i suoi abiti, indossò il suo cappello e si infilò sotto le coperte, aspettando l'arrivo di Cappuccetto Rosso. Nel frattempo Cappuccetto Rosso, dopo aver raccolto un mazzo di fiori colorati per sua nonna, riprese il sentiero e arrivò alla casetta nel cuore del bosco. Bussò lievemente alla porta, ma non ricevendo risposta, ricordò le parole della nonna. «Se non rispondo, entra pure, tesoro!» Allora, senza nessun timore, entrò. «Forse la nonna è troppo stanca per alzarsi», pensò Cappuccetto, spingendo dolcemente la porta per entrare. La casa era silenziosa, un silenzio diverso dal solito, un silenzio che pesava nell'aria come una coperta troppo pesante. «Nonna!» chiamò Cappuccetto Rosso. Non ricevendo risposta, andò direttamente nella sua camera, si avvicinò al letto e vide una figura distesa sotto le coperte. Nonna! Nonna, ti ho portato dei dolci e... Nonna! Nonna, perché hai gli occhi così grandi? Chiese stupita. Per vederti meglio, mia cara! Rispose con una voce roca che Cappuccetto Rosso non riconobbe subito. Notò poi qualcosa di insolito anche alle orecchie della povera nonnina. Nonna, e quelle orecchie grandi? Per ascoltarti meglio, piccolina, rispose il lupo con un ghigno che non poteva vedere. Cappuccetto Rosso iniziava ad essere un po' confusa e spaventata e fece un passo indietro. Il suo cuore iniziava a battere un po' più forte. E quella bocca grande? La sua voce ormai era piena di timore. Per mangiarti meglio! Ruggì il lupo saltando fuori dal letto con un balzo che fece tremare la stanza. Ma prima che il lupo potesse fare un altro passo, la porta si spalancò di colpo. Era il cacciatore del villaggio, un uomo coraggioso e gentile che aveva sentito le urla di Cappuccetto Rosso mentre passava da quelle parti nel bosco e aveva deciso di intervenire. Il lupo, colto di sorpresa, si fermò. I suoi occhi gialli fissavano l'uomo che osava sfidarlo. Il lupo, sorpreso dall'arrivo improvviso dell'uomo, cercò di scappare, ma il cacciatore era troppo veloce ed agile per lui. Con un abile movimento, il cacciatore riuscì a colpire il lupo mettendolo fuori gioco. Con grande cautela, aprì il ventre del lupo con la sua ascia, da cui, incredibilmente, emerse la nonna di Cappuccetto Rosso, ancora viva, sebbene un po' spaventata. «Nonna!» esclamò Cappuccetto, correndo ad abbracciarla. «Credevo di averti persa per sempre!» «Sono qui, tesoro! Grazie al cielo e grazie a questo coraggioso cacciatore!» rispose la nonna, stringendo forte a sé la sua dolce nipotina. Il cacciatore, dopo aver assicurato che nonna e nipote stessero bene, portò il lupo svenuto lontano nel bosco, dove non avrebbe più potuto nuocere a nessuno. La nonna, ancora un po' scossa ma felice di essere al sicuro, preparò per tutti un delizioso pasto con i dolci e il succo che Cappuccetto Rosso aveva portato. Da quel giorno Cappuccetto Rosso imparò l'importanza di ascoltare i consigli della mamma e di non fidarsi degli sconosciuti. Cappuccetto Rosso, sua nonna e tutti i loro cari vissero felici e contenti, sapendo che la bontà ed il coraggio avevano trionfato sul male. Se ti è piaciuta la fiaba, clicca sulla campanella, iscriviti al canale e metti un bel mi piace!